Buonasera e ben ritrovati a T-Sport. Apriamo parlando di Fiorentina perché quest'oggi Vincenzo Montella era a Milano, convocato dal CT della Nazionale Antonio Conte insieme a tutti gli altri tecnici delle 20 squadre di Serie A. Ma ieri sera invece Vincenzo Montella era alla festa di Natale della Fiorentina, o meglio dire prima al Castellani per vedere Empoli-Torino ed analizzare bene da vicino i prossimi avversari dei Viola e poi a seguire. Si è recato al Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze, dove stava per iniziare la cena di Natale della Fiorentina. Ha preso parola in quella circostanza anche il patron della Valle, ha parlato dei prossimi avversari in Europa League della Fiorentina, ovvero il Tottenham, e anche del nuovo stadio. Ascoltiamo. Una delle squadre più forti credo dell'Europa League, però è giusto che sia così. Il destino ha voluto il Tottenham, squadra di grande tradizione, la Fiorentina lo è altrettanto. Forse sarebbe stata una semifinale, ecco, magari, però lo accettiamo e andremo a Londra a giocarcela, perché questa Fiorentina non ha e non deve aver paura di nessuno. Rispettiamo molto il Tottenham, sappiamo la loro tradizione, però la Fiorentina ama questo tipo di squadre, giocare, confrontarsi, quindi sarà sicuramente una bella serata. Alle sue spalle c'è una frase di Giuseppe Verdi che parla di quanto è bello un teatro pieno perché vuol dire che c'è del successo. Gli stadi in Italia non lo sono tanto, ma ieri c'erano 2.000 persone comunque venute da Firenze a Cesena per vedere una bellissima partita. Sì, è vero. Voi sapete cosa siamo ancora i nostri progetti. Siamo convinti che insomma, siamo quasi addirittura in linea di arrivo. Con lo stadio, ci vorranno ancora parecchi, parecchi mesi, però l'importante è essere. Sì, è fondamentale lo stadio, vedere poi gli stadi inglesi è ancora più, ti stimola ancora di più ad affrettare questi progetti, perché siamo troppo indietro ancora a queste nazioni come la Germania, l'Inghilterra, però insomma no. La Juve ha cominciato, noi saremo i prossimi, credo ci sia anche la Roma, insomma sono dei buoni segni, l'Inter, il Milan mi dicono. Bene, che sia il primo mattone per un nuovo percorso per tutti. E a proposito di nuovi percorsi, finisce un 2014 che è stato ricco di grandi soddisfazioni, in parte anche di grandi sfortune, purtroppo. Qual è l'augurio per l'anno prossimo e se vuole fare un augurio ai tifosi anche? Sì, diciamo che la sfortuna ce la crediamo insomma di averne ricevuta tanta, forse troppa, e quindi addirittura da Roma in poi, dalla finale di Coppa Italia. No, il nostro augurio è di far divertire i nostri tifosi, divertirci noi e raggiungere degli obiettivi di cui sempre questa Fiorentina deve sempre ambire, senza fare nomi, senza dire Europa che conta o non, ma con grandissima dignità e soprattutto divertirsi, perché spesso poi ce lo dimentichiamo tutti, e invece deve essere la prima cosa veramente importante, e far avere ancora tante gioie ai nostri tifosi, che noi facciamo soprattutto, lavoriamo tutti con quell'obiettivo lì, che i nostri tifosi vadano sempre a testa alta con una Fiorentina che continui in questo bellissimo percorso, questo progetto, questo nuovo ciclo, che ormai è la terza stagione, che qualcuno all'inizio ha provato, insomma, ha provato a dubitare solo perché non riuscivamo ancora ad ingranare, parlo dei primi mesi, ma adesso la Fiorentina vera è questa, quindi di questo ne siamo estremamente convinti, che daremo ancora tante soddisfazioni ai nostri tifosi. E l'augurio ai tifosi lo darà allo stadio domenica, comunque nell'ultima partita del 2014 contro Sì, l'Inter. domenica è una partita importantissima, importantissima per continuare ancora in questo percorso importante. Quindi abbiamo una squadra difficile come l'Empoli, molto ostica, però questa Fiorentina qui adesso deve essere assolutamente determinata in qualsiasi partita. E cambiamo adesso argomento, parliamo di Lega Pro perché dopo quasi 18 anni è finita l'era di Mario Macali. Il presidente della Lega Pro è stato sfiduciato oggi a Firenze. Le società non hanno approvato il bilancio 2014, ma approfondiamo il tema insieme a Luca Cellini. Buonasera. Buonasera a tutti.
Puoi dirci qualcosa in più su il perché e le motivazioni, Luca, di questa sfiducia arrivata a Macalli dopo così tanti anni? Beh, innanzitutto diciamo che si può dire che è finita l'era Macalli, però ufficialmente rimane ancora il presidente della Lega Pro, proprio Mario Macalli, perché è stato sfiduciato su uno dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea delle società che si è svolta ieri a Firenze, la sede della Lega Pro e a Firenze, via Jacopo degli Aceto, e uno dei punti principali era appunto l'approvazione del bilancio, la chiusura al 30 giugno del 2014. La maggioranza delle società ha detto che praticamente economicamente la Lega Pro non si può autosostenere, che quindi le spese effettuate dal presidente Mario Macalli per l'organizzazione del campionato di Lega Pro non sono adeguate. E la maggioranza, circa 40 su 69, ha votato contro l'approvazione del bilancio. In questo momento dovrà intervenire la Federcalcio attraverso dei suoi uomini. Tra l'altro ricordiamoci che ieri era presente il direttore generale della FIGC, Michele Uva, presente all'Assemblea di Lega Pro, e dovrà controllare i conti, verificare e sentire anche le parti, in particolar modo di 40 società, cosa imputano a Mario Macalli. C'è anche un'era strana all'interno della Lega Pro da alcuni mesi. Ricordiamoci che è cambiato il direttore generale della Lega Pro da pochissimo tempo, è diventato Cipollini dopo circa 10 anni di Francesco Ghirelli, che era il direttore generale. Tra l'altro Francesco Ghirelli, che ieri era presente insieme a Gabriele Gravina, ricordiamocelo, Gabriele Gravina è consigliere federale, che hanno presentato anche un documento, questo sì, di sfiducia alla presidenza di Mario Macalli, e che quindi potrebbe portare alle nuove elezioni del presidente della Lega Pro nei prossimi mesi. Tra l'altro, Luca, insomma, Macalli sappiamo molto vicino anche a Tavecchio. Sì, assolutamente, una delle figure che praticamente ha appoggiato, ha cercato di dare sostegno alle candidature della presidenza di Tavecchio. Fra l'altro era presente ieri sempre all'assemblea anche un altro dei personaggi che hanno appoggiato la candidatura di Tavecchio la scorsa estate al nuovo presidente della FIGC, che è Claudio Lotito. Ricordiamoci che Claudio Lotito può partecipare all'assemblea di Lega Pro in quanto azionista di maggioranza della Salernitana. Bisogna vedere come Tavecchio vorrà intervenire, perché insomma, voglio dire, sfiduciarlo su un argomento così importante come il bilancio evidentemente non dà la garanzia a Mario Macalli di libertà di azione come l'ha avuta negli ultimi 30 anni proprio sulla Lega Pro. Prima di salutarti, Luca, abbiamo capito che comunque ancora la vicenda deve andare a svilupparsi, capiremo come andrà avanti, ma ci sono già delle sensazioni per dei nomi in cima alla lista come successore di Macalli? Guarda Erika, un anno fa proprio Gabriele Gravina, che ti dicevo, è il dirigente accompagnatore dell'Under 21 Azzurra, si era candidato come alternativa a Mario Macalli, come presidente della Lega Pro. Perse, e questo venne visto come un primo segnale, perché in realtà raccolse circa il 35-40% dei consensi e non una percentuale come sempre aveva avuto Mario Macalli di unanimità o quasi delle società. Io credo che questo segnale delle società dal punto di vista economico potrebbe riaprire la porta proprio a Gabriele Gravina, che ricordiamoci è impegnato fino alla prossima estate come dirigente accompagnatore dell'Under 21. Ricordiamoci che l'Under 21 giugno prossimo parteciperà agli europei in Repubblica Ceca. Poi si renderà libero, rimarrà naturalmente dirigente federale, potrebbe avere l'appoggio, in questo caso come candidatura della maggioranza della società, e scavalcare Mario Macalli. Ricordiamoci anche che il direttore generale Ghirelli, direttore che è stato costretto alle dimissioni esattamente 2 mesi fa, che è stato molto duro parlando di Soviet a livello di organizzazione della Lega Pro a cura di Mario Macalli, vorrebbe tornare direttore generale, figura da cui è stato sostituito poco tempo fa, e magari potrebbe appoggiare proprio la candidatura di Gabriele Gravina. Altri nomi a sorpresa potrebbero arrivare solo dopo che la Federcalcio avrà controllato i nuovi bilanci della Lega Pro. Una vicenda dunque da monitorare con attenzione. Grazie a Luca Cellini, buon lavoro. A te Erika, buonasera a tutti, ciao. Noi andiamo a fare velocissimamente il punto della situazione dell'ultima giornata di Lega Pro. Una sola giornata di campionato divide la Lega Pro dalla sosta natalizia e dalle attente analisi societarie del periodo di dicembre. Per chi è risaputo, Natale è momento di pandori, di panettoni e di bilanci, in vista del mercato di gennaio e del girone di ritorno.
La classifica prende forma e inizia a delinearsi in modo netto, con l'Ascoli in testa a ben 5 lunghezze dal Pisa secondo, tornato alla vittoria contro l'Ancona dopo un ciclo di risultati altalenanti. L'ennesimo cambiamento di formazione di Braia stavolta porta i 3 punti e maggiore serenità in vista delle ultime 2 gare prima del giro di boa. Non vanno oltre l'1-1 Gubbio e Pistoiese, pari anche al Porta Elisa, finisce a reti inviolate contro il Tutto Cuoio. È il terzo pareggio consecutivo per la Lucchese, che prosegue comunque la striscia di risultati utili dall'arrivo di Galderisi. Una cura di piccoli passi, ma mai sconfitti. Ad un solo punto di distanza, ma in piena zona rossa, il Prato, tornato a muovere la classifica dopo 3 sconfitte consecutive. Finisce in parità, infatti, contro il Grosseto. In tribuna a sostenere i biancazzurri, un tifoso d'eccezione, il vescovo di Prato, Monsignor Franco Agostinelli, in passato vescovo di Grosseto. Secondo risultato utile per la Cararese, che vince e supera la SPAL alla sua 4ª sconfitta consecutiva. Per questa edizione è tutto, io vi lascio però alla prima serata, ore 21:20, speciale Viola Express in avvicinamento al derby toscano che torna dopo 6 anni tra Fiorentina ed Empoli, perché l'Empoli, ricordiamo, è retrocesso in cadetteria nella stagione 2007-2008 e domenica invece tornerà al Franchi per affrontare la Fiorentina. Dunque davvero tanti ospiti da entrambe le parti, sia per i colori azzurri che viola, ore 21:20 vi aspetto con Viola Express speciale Fiorentina Empoli. Grazie di essere stati con noi.